Fratelli e sorelle carissimi, come diceva all'inizio Fra Francesco Di Leo, il rettore di questo nostro santuario, iniziamo il percorso di 9 giorni che ci condurrà a celebrare la festa di San Pio da Pietrelcina, nostro confratello, santo della Chiesa universale. E a 20 anni dalla sua glorificazione sulla terra siamo qui, a pochi passi dalla sua reliquia, in questo santuario, a chiederci chi era Padre Pio, come ci può indicare il cammino della santità, quale percorso di vita seguire. Chiaro che Padre Pio ci indica il Cristo e questi crocifisso e risorto, e ci indica il Vangelo del Maestro nostro come percorso privilegiato di salvezza. Oggi ricordiamo anche il 2° anniversario dell'apertura del processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Fra Modestino da Pietrelcina, a 11 anni dal suo ritorno al Padre. E oggi la Chiesa celebra la festa della esaltazione della croce. E questo merita una nostra particolarissima riflessione. Quando noi cristiani pensiamo alla croce, vediamo in essa soprattutto un legno, strumento di esecuzione capitale, un supplizio che ci racconta tortura, sofferenza, morte. E questa è la croce nella storia degli uomini, il tremendo supplizio della croce. Chi saliva su quella croce era un maledetto da Dio e dagli uomini. La lettera ai Galati, lo stesso libro del Deuteronomio, sottolineano la maledizione di colui che era appeso al legno. Ebbene, dobbiamo confessare che nella storia sono stati tanti crocifissi uccisi con violenza inaudita, perché giudicati pericolosi per la società da parte del potere religioso, politico, che tante volte, e lo vediamo nella storia di Gesù, sono andati a braccetto. Pensiamo alla crocifissione inflitta agli schiavi dell'antichità, alla tortura nelle carceri, per diversità di opinione politica. E proprio per questo non sempre comprendiamo nella sua verità la croce di Cristo. Sottolineo di Cristo. Non è infatti la croce ad aver dato la gloria a Gesù, ma è Gesù che ha vissuto anche in croce, in modo solenne. Noi celebriamo la solennità di Cristo Re, pensando a questo trono straordinario, unico, irripetibile, ma è uno strumento di tortura. E sulla croce Cristo Gesù ha offerto la sua vita, l'ha donata per amore, ha vissuto fino all'estremo la sua donazione in obbedienza al Padre. E per comprendere questa verità non possiamo confinare la croce all'interno di una visione doloristica. Noi dobbiamo celebrarla. Dobbiamo vedere la croce gloriosa, croce di gloria, come il simbolo che ci richiama la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Ed è bello pensare che la liturgia viva un particolare giorno, concentrata tutta sulla esaltazione della croce.
E sulla croce però, ritorno a dire, Gesù appare un reietto, un riprovato, un condannato e nella parte estrema della città di Gerusalemme doveva morire fuori dall'ambiente vissuto, ma quel luogo diventa il luogo della nostra salvezza. L'orribile croce diventa un segno luminoso che vince il peccato, vince la morte. Il quarto Vangelo, quello dell'Evangelista Giovanni, legge la passione di Gesù come evento di gloria, legge la crocifissione come intronizzazione del Messia, legge le bestemmie dei presenti quali titoli che riconoscono la vera identità di Gesù. Egli è il re dei giudei. E lo è detto in tutte le lingue, in ebraico, in greco, in latino. Il suo vero nome è al di sopra di ogni altro nome. E la storia ci fa dire che dopo che era stato scritto Gesù, il re dei giudei, gli dicono di che lui ha detto di essere ciò che ho scritto. Perché la testimonianza doveva varcare ogni confine. E la croce ci accompagna dall'inizio della nostra esperienza cristiana fino alla morte. Non c'è sacramento che non inizia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non c'è celebrazione, non c'è esistenza che non inizi e che non termini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E qui, su questo promontorio del Gargano, si è scritta la storia meravigliosa e tremenda di Padre Pio da Pietrelcina. Sono convinto che le riflessioni di questi giorni faranno emergere, come sempre hanno fatto negli anni precedenti, la spiritualità dello stigmatizzato del Gargano. Padre Pio ha scritto la sua storia sulla croce, ma da buon maestro di spirito non ha nascosto il pericolo, la sofferenza, la morte, ma da buon maestro di spirito ha consegnato il messaggio della croce, la croce stessa e i suoi figli e figlie coraggiosi, che non hanno avuto paura di scrivere la loro storia sul modello di Padre Pio e soprattutto di Gesù Cristo. Padre Pio ha amato Gesù Cristo crocifisso e risorto. Ricordo sempre le parole di San Giovanni Paolo II alla beatificazione, quando non ha mai scisso la morte e la risurrezione l'una dall'altra. Padre Pio è stato testimone della morte e della risurrezione di Cristo. Padre Pio a Padre Agostino il 1 febbraio del 1913, sono tante, vi confesso, le citazioni che si possono prendere a riguardo, ne prendo una sola a mo' di esempio. Gesù mi dice che nell'amore è Lui che diletta me, nei dolori invece sono io che diletto Lui. Ora desiderare la salvezza, Padre Pio scrive, la salute, sarebbe andare in cerca di gioie per me e non cercare di sollevare Gesù. L'affermazione di Padre Pio, controcorrente, anche a noi fa paura, anche a noi che siamo qui o che siamo collegati attraverso Padre Pio TV. Sì, dice Padre Pio, io amo la croce sola. L'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Oramai Gesù vede benissimo che tutta la mia vita, tutto il mio cuore è votato tutto a Lui e alle sue pene. E sono qui anche per ricordare il nostro carissimo servo di Dio, Gesù.
fra Modestino da Pietrelcina, uno dei figli prediletti di Padre Pio. Lo voglio ricordare. In questi due anni le tre commissioni del processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio stanno lavorando, stanno dandosi da fare per evidenziare la bellezza della spiritualità di Fra Modestino. Non vogliamo anticipare nessun giudizio, siamo obbedienti al giudizio della Chiesa, però dobbiamo dire che il Tribunale sta ascoltando i testimoni, i teologi stanno studiando gli scritti editi e inediti del Servo di Dio, la Commissione Storica sta raccogliendo tutto il materiale riguardante le testimonianze su Fra Modestino. Molti mi chiedono, ma dove siamo? Stiamo in fase, siamo in itinere, stiamo camminando, anche superando le normali difficoltà dell'ascolto, del reperimento delle fonti, delle testimonianze. E poi Fra Modestino ha scritto. Questa mattina sono stato a Padre Pio TV, negli studi, e uno dei giornalisti mi diceva: Padre Nazario, forse in un prossimo incontro dobbiamo evidenziare Padre Pio, Fra Modestino e il suo essere scrittore. Perché ha scritto tanto? Abbiamo avuto tra le mani, perché abbiamo dovuto preparare il materiale per i teologi, gli innumerevoli quaderni di Fra Modestino che raccontano il suo sviluppo interiore, le sue riflessioni, il suo rapporto con Padre Pio, il suo cammino spirituale. Anche Fra Modestino, da buon cappuccino, ha fatto sua la spiritualità della croce, ha chiesto a Gesù di unirlo alla sua gloriosa passione. La croce gloriosa di Gesù è il segno che Dio ci ha amati. Suo figlio è steso sul legno a braccia aperte, è un servo, è uno che ha offerto la vita e che vuole abbracciare tutti. Voglio chiudere questo pensiero di riflessione nel giorno della esaltazione della croce con la preghiera del Serafico Padre San Francesco. Ogni qualvolta si recava nelle chiese di Assisi e dintorni o dove lui si portava, era solito pregare. Una preghiera che dovremmo imparare nel nostro cuore per spendere meno parole umane e più preghiera dinanzi alla croce. Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E così sia.